Sì, lavori in corso, sto Larsen mi ucciderà prima del previsto perché c'è sto fischio che non dà fastidio per niente a Luigia Luciani. Ciao Luigia! Come va? Molto bene, ciao, molto Stefano, bene. Ciao a tutti. Allora, partiamo dal sondaggio che abbiamo lanciato una settimana fa sul sito di sul sito di Radio Radio, ovvero domandavamo ai nostri ascoltatori se Marino dovesse rassegnare le dimissioni o continuare nella sua opera. Allora, i risultati sono abbastanza imprevisti, tenuto conto di quello che sentivamo in giro. Ce ne parla subito con noi Fabio Carosi, responsabile redazione romana Affari Italiani. Ciao Fabio. C'è Fabio? Sì, buonasera, scusate, ma sono, come si dice, un giornalista in movimento in questo momento, quindi potrei perdere il segnale, ma non dovrebbe accadere. Se è verso uno scoop ce lo puoi anche raccontare in diretta, Carosi, quindi. No, lo scoop non c'è, ci sarà domattina, una cosa divertente, ma non è per il momento annunciabile. E parliamo del sondaggio perché è la cosa che ci sta appassionando. Intanto diamo il primo numero, che è il più bello. Da questa mattina, da quando Affari Italiani e Radio Radio hanno lanciato in contemporanea i primi risultati dopo una settimana, abbiamo avuto 400 persone che si sono messe in fila e hanno riempito il questionario e hanno votato. Segno questo che i cittadini, quando vengono chiamati ad esprimersi, hanno una gran voglia. E abbiamo anche qualche risultato, perché poi proprio per gli ascoltatori di Radio Radio che hanno chiesto al nostro sondaggista di Termometro Politico, che è la piattaforma online che ci assiste in questo lavoro congiunto che stiamo portando avanti, di darci qualche elemento importante. Oh, allora, quello che era sorprendente. Volete sapere se si dovesse votare domani mattina a Roma chi vincerebbe? Chi vincerebbe? Il 5 Stelle. Oh, questo non può che far felice Alessandro Di Battista, che è con noi immediatamente. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Stefano, chi parlava? Buon pomeriggio, Fabio Carosi, responsabile redazione romana Affari Italiani. Molto piacere Fabio. Sì, molto piacere Alessandro, noi ci siamo incrociati ma non ci siamo mai parlati, e magari vorreste sapere voi del Movimento 5 Stelle anche con quale percentuale. Magari. Anche il candidato, cioè? No, il candidato no, perché il nostro sondaggio non prevedeva un candidato. I candidati li esprimono i movimenti politici e i partiti. Ce lo dice Di Battista, allora. E vediamo magari se Di Battista, facciamo finta che sia Di Battista, dovrebbe... Lui ha già detto di no più volte, quindi... Lo so. Comunque il Movimento 5 Stelle in questo momento, cioè stando al sondaggio che abbiamo realizzato nel corso degli ultimi 7 giorni, e ha una percentuale che è superiore al 30%, con una forchetta del 3-4%, si sono raccomandati i sondaggisti di indicarlo, dovuto al fatto che il campione è ancora molto grezzo e quindi l'analisi non è terminata. E normalmente il lavoro che abbiamo fatto ha una forchetta, quindi una soglia di compatibilità che è del 3%, e mi hanno chiesto esplicitamente di dire che potrebbe essere un 30 più 4 o meno 4. In ogni caso Di Battista la situazione non cambia, siete il primo partito a Roma. Di Battista. Io credo che stiamo crescendo perché ci stiamo dedicando soprattutto ai temi. Certamente le inchieste giudiziarie che coinvolgono il Partito Democratico a Roma in maniera piuttosto importante, ahimè, e lo dico da romano, aiutano il Movimento 5 Stelle, perché io sono comunque estremamente preoccupato che appunto la mafia, un'organizzazione autoctona originale come Mafia Capitale, abbia invaso il comune. Vorrei soltanto dire che se stiamo crescendo nell'ultimo anno, sembrerebbe, poi io sondaggi, massimo rispetto per il sondaggio di Affari Italiani, ricordo anche che spesso con noi i sondaggi non ci hanno preso né per difetto né per eccesso in un certo senso. Io credo perché ci stiamo concentrando sui temi, abbiamo lanciato il reddito di cittadinanza, continuiamo a restituire molti soldi, abbiamo un'idea di paese e anche di città, di capitale totalmente simile da quella dei partiti. Pensate, io... Cioè, la Commissione Ambiente, il Movimento 5 Stelle, ha studiato che investendo 1 miliardo di euro in petrolio si ottengono dai 500 agli 800 posti di lavoro. Se invece lo stesso miliardo viene investito nell'efficientamento energetico degli edifici, e questo riguarda anche la capitale, si creano 18.000 posti di lavoro. Se viene investito per combattere il dissesto idrogeologico, e questo coinvolge anche la capitale perché abbiamo delle zone dissestate anche a Roma, si creano 7.000 posti di lavoro. Noi insistiamo su questa idea di paese che è totalmente dissimile. Noi siamo quelli
del rifiuto come risorsa che può essere venduto da un comune e non dell'inceneritore o delle discariche come modalità di gestione dei rifiuti. Noi siamo quelli che vogliono anche tutelare i tassisti, vogliono tutelare la sicurezza a Roma, pensiamo che l'immigrazione debba essere controllata e soprattutto occorre intervenire sulle cause. Io vedo che poco a poco veniamo sempre maggiormente percepite come forze di governo credibile, e questo sondaggio di Affari Italiani, che spero che venga confermato, che peraltro Di Battista, forse non so se ascoltava all'inizio, la buona notizia l'abbiamo data ovviamente al Movimento 5 Stelle, non so se è la cattiva notizia per lei o per voi, però comunque nel sondaggio si evidenzia che in questo momento i romani andrebbero comunque avanti anche con Marino, cioè se si andasse al voto vincereste voi, vero Carosi? Cioè l'ho sintetizzato. Esatto. Però la forza, che è un po' un dato in controtendenza questo. Noi abbiamo, cioè da una parte si resiste e dall'altra però si cambia, com'è? Abbiamo fatto un'operazione di questo tipo, il sondaggio va valutato, lo dico anche a Di Battista che è, come dire, ci delizia con i temi cari al 5 Stelle che conosciamo bene. E intanto abbiamo la domanda nostra secca, era sul sindaco. Il lavoro fatto con Radio nell'elaborazione del sondaggio e con Termometro Politico era finalizzato proprio a capire se i romani vogliono che Marino vada avanti o no. Il dato che viene fuori è una sorta di sostanziale pareggio, la cui interpretazione poi nell'analisi dei dati successivi, perché il questionario che è stato proposto, somministrato ai lettori e agli ascoltatori di Radio, era abbastanza complesso. Noi chiedevamo una serie di informazioni. Sulla scorta di queste informazioni i sondaggisti hanno fatto un'elaborazione successiva e hanno deciso di rischiare dicendo che la maggioranza è per Marino perché c'è una schiacciante maggioranza del voto femminile che dà fiducia a Marino, e quindi, come dire, questa città è femmina nella misura in cui poi la maggior parte della popolazione è femmina, per questo se la sono sentita di rischiare. E l'altro dato, cioè quello della campagna mediatica, viene dal fatto che i non romani, che noi abbiamo tolto dal campione di 1500, è un campione extra perché l'abbiamo volutamente separato, invece hanno una percezione molto negativa del sindaco e del suo operato. Tornando al 5 Stelle, io quello che vorrei dire è che forse sarebbe bene fare un'analisi più approfondita, magari potremmo lanciare anche un sondaggio direttamente sul 5 Stelle chiedendo a loro di promuoverlo insieme a noi, perché la rete è fondamentale e democratica. A differenza dei sondaggi, cosa chiediamo a Di Battista? Anche... Cosa chiediamo a Di Battista? Se è d'accordo Di Battista, ovviamente, a 5 Stelle. A Di Battista chiediamo di capire che nel sondaggio quello del 5 Stelle non è un gradimento, ma intanto è un'intenzione di voto, e poi un'intenzione di voto che viene da drenaggi verso altri partiti. Cioè il 5 Stelle sta togliendo risorse importanti a un pezzo sostanziale della sinistra, a una parte importante del centro-sinistra, diciamo, ragionando con le vecchie logiche. Non è un voto che punta sul 5 Stelle, è un voto di disaffezione dagli altri partiti. Mi verrebbe quasi voglia di dire che il 5 Stelle è una speranza. Io spero che questa valutazione ci si rivede di Battista. Beh, io personalmente, come spesso ho detto, ho votato a sinistra in vita mia, pensando che diciamo il berlusconismo incarnasse un dramma per l'Italia, lo penso tuttora. Poi in Parlamento ho visto che è l'ipocrisia della sinistra, che appunto pensate se Berlusconi si fosse comprato un aereo da 175 milioni di euro e non Renzi, quello che sarebbe successo. Io ricordo sempre, questo è un altro problema romano, che mentre Renzi compra un aereo da 175 milioni di euro, sempre il governo Renzi investe solo 100 milioni, quindi 75 milioni in meno, in asili nido, e poi difendono in televisione in maniera ipocrita la famiglia. Vi dicevo che appunto io ho sempre votato prima del Movimento 5 Stelle a sinistra, e quindi noto che quelle persone sono staccate da come diceva Fabio Carosi, Fabio, sì. No? Fabio di Affari Italiani, per usare le vecchie categorie, e si sono avvicinate al Movimento 5 Stelle in altre zone, ma ci sono anche persone che hanno votato centrodestra. Io credo che il Movimento 5 Stelle si possa rappresentare e stia rappresentando una speranza. Ritengo che non abbiamo mai fallito dal punto di vista della nostra coerenza. Le promesse che abbiamo potuto mantenere come forza di opposizione, sapete, noi non siamo al governo, quindi non abbiamo a disposizione la maggioranza per far approvare le nostre leggi. Riusciamo come forza di opposizione a ottenere dei risultati, e poi quando
portiamo anche sul Piazza dei Romani una coerenza. Mai era successo che un gruppo parlamentare entrasse in Parlamento e rispettasse patti importanti come la rinuncia al finanziamento pubblico, e lo diciamo in queste settimane in cui tutti i partiti, dalla Lega a Forza Italia passando per il PD, la maggioranza del PD, si sono votati una leggina per riuscire a intascare dei soldi nonostante non avessero prodotto quelle documentazioni utili per ottenere rimborsi, in pratica una truffa legalizzata. Io credo che questo stia pagando. Abbiamo anche commesso degli errori il primo anno, Stefano, tu lo sai, ne parliamo spesso. Il primo anno è stato molto dura perché molti mezzi di comunicazione ce li avevamo addosso, non avevamo un'esperienza anche dal punto di vista, come dire, non solo legislativo ma anche comunicativo. Abbiamo studiato molto il primo anno, abbiamo studiato a Roma, abbiamo scoperto dei grossi sprechi. Io penso a un dossier che ha realizzato il consigliere comunale Daniele Frongia rispetto agli sprechi a Roma. E attraverso uno studio di un anno, avendo anche appreso delle tecniche per comunicare quelle che sono le nostre soluzioni ai problemi o di Roma o dell'Italia, credo che possiamo oggi incarnare una speranza. Speriamo di non tradire mai, perché ce la sentiamo addosso una responsabilità. Io personalmente a Roma, tante persone che ci fermano per strada e che vogliono affidarsi al movimento, io però dico ai romani che questa città la possiamo rendere normale solo se c'è una vera e propria partecipazione collettiva, perché non esiste il salvatore della patria. Anche per quello io spesso dico che è inutile parlare della mia candidatura, perché questa città viene risollevata da un programma e essenzialmente da parte di una cittadinanza attiva che capisce che se ognuno fa qualcosa per la città, poi la città sarà meglio. Certamente speriamo che ci facciano votare presto. Evidentemente il sondaggio di Affari Italiani dimostra quella che è la nostra sensazione, che questo pseudocommissariamento di fatto che c'è stato esautorato, in pratica il fatto che Marino sia stato esautorato, evidentemente è correlato non soltanto agli appalti del Giubileo che fanno gola alla partitocrazia, ma anche al timore da parte appunto dei partiti che hanno governato Roma negli ultimi 20 anni, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, al PD, a SEL, perché sono stati tutti al governo, paura appunto di perdere il controllo della città e paura anche che il Movimento 5 Stelle spulci tra le carte. Ecco, Alessandro, ma non sei sorpreso che io a parte il sondaggio che comunque è stato fatto in maniera molto intelligente, sì, appunto, termometro italiano, affari italiani eccetera eccetera, termometro politico Affari Italiani, ecco, ma io l'ho verificato in maniera qualitativa, no? Se dopo un primo momento in cui se mettevi una critica a Marino ti arrivavano, che ne so, 2000 like in un attimo, no? Tipo su Facebook, e dopo un po', con la resistenza, col fatto comunque che appare quasi come uno che sta là, ma non attaccato alla poltrona, che sta là per difendere qualcosa, insomma, questa sua resistenza sta pagando, ecco, sta pagando in termini di immagine. Tu ne sei cosciente oppure no? Allora, da un lato io interpreto anche una parte di sensazione che hanno i romani che Marino non sia più il sindaco, magari c'entra anche questo, insomma, io non avverto che Marino sia il sindaco di Roma, penso appunto che sia stato commissariato. Però se l'elettorato è femmina, come dice Carosi, una parte di quell'elettorato, facendo un po' un gioco ovviamente, mi consente Di Battista, andrebbe convinto, perché in questo momento invece si manterrebbe legato a Marino. E allora andiamo al voto e verifichiamo questo, perché tantissimi romani vogliono andare al voto e tantissimi romani sentono di vivere una città che ha una serie di problematiche, che è finita in un degrado che onestamente io non ho mai visto. Cioè, che cosa è cambiato nell'ultimo mese a Roma? Sono state risolte alcune problematiche? A me interessa. Posso questo, fare ragazzi, una domanda a Di Battista? Deve, certo, un attimo, deve, Fabio, caro, sì. Concludo, un attimo, facciamo chiudere, sì. Sì, vorrei soltanto sapere quali grandi emergenze, dai rifiuti alla mobilità, dall'inquinamento agli sprechi, dall'insicurezza delle periferie alla criminalità che c'è nelle periferie, dove sappiamo che c'è un narcotraffico molto molto importante in alcune zone, sono state risolte negli ultimi mesi. Io non vedo un miglioramento di questa città, vedo che c'è in una parte di Romagna anche rassegnazione al fatto che occorre quasi che sia necessario abituarci a un degrado. Ecco, io non mi abituo, perché la mia città è la città onestamente più bella che abbia mai visto, e lo dico, io ho girato molto in vita mia e veramente Roma non ha, è incredibile. A noi interessa questo, il cambio, Stefano, poi vedremo. Però perché non andiamo a voto allora? Se c'è qualcuno che vuole confermare Marino, deve avere il diritto di poterlo confermare, ma io dubito fortemente che Marino possa essere il prossimo candidato sindaco di Roma per il Partito Democratico. Pensa che il PD non ce lo metta, non rifarà questa scelta eventualmente, no. Fabio, Carosi, c'era la tua domanda. Pensa a non farci votare, così come in Sicilia.
Fabio? Io capisco, sì, cercherò di essere breve. Capisco e comprendo che chi si trova con i sondaggi, spinto dal vento dei sondaggi, abbia la voglia di andare al voto per giocarsi la carta. Però ricordo anche che Bush negli ultimi sondaggi che aveva comunque non fu bocciato, ma così come, cioè, l'elettorato è molto più stabile della politica e chiede di misurare le persone a fine mandato. Forse questo è uno degli elementi sui quali dobbiamo riflettere. Quanto alle emergenze, la domanda è questa: Di Battista è cosciente che questa città è una città povera? E vi faccio un esempio. Io sono tornato da un viaggio lavoro in una capitale europea dove sono stato pochissime ore ed è una delle quattro candidate con le quali si giocherà poi Roma per le Olimpiadi, e ho notato che in ogni incrocio ci sono quattro cestini con relative buste per raccogliere le immondizie, ho notato che lavano tutte le strade indistintamente, ho notato che i mezzi pubblici, la rete tranviaria ha una frequenza di 2 minuti, tutta questa roba costa, a Roma non c'è. Voi siete coscienti che se doveste andare al governo vi troverete con una città che ha un debito consolidato affidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con un commissario per il debito e le casse che fanno acqua da tutte le parti? Cioè, siete coscienti che andate di fronte ad un massacro? Amministrare Roma oggi non è la Roma del 2000 di Rutelli. Di Battista, le vostre soluzioni sono... Facciamo rispondere Di Battista. Fabio, è evidente che siamo coscienti, come ahimè siamo coscienti che dovunque governa anche oggi il Movimento 5 Stelle, penso anche a Pomezia, che era estremamente indebitata, che ovviamente non è Roma, noi purtroppo prendiamo delle realtà in macerie. E tu dici giustamente i debiti. Io dico sempre, ma chi li ha fatti i debiti? Perché è uscita dell'altro ieri un dossier dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, che ci dice chiaramente che a proposito di questo, Di Battista, dati. Pignatone starebbe pensando ad allegarlo a Mafia Capitale o a farne un'inchiesta bis, proprio notizia un'ora fa. Ah, questa non la sapevo, questa notizia. Ah, cioè, l'avrei domandato più avanti. Che gli appalti vengano conferiti senza gara, e lì si arriva la corruzione. Io penso sempre ai 60 miliardi di euro di corruzione che ci costa all'anno appunto il sistema corruttivo, purtroppo portato avanti da un lato dal crimine organizzato, da un altro lato dai partiti politici. Per cui, Fabio, è evidente che la realtà è estremamente complessa, però tu parlavi di mondezza e di gestione. È pur vero che a Roma negli ultimi 20 anni non si è riuscita a gestire la mondezza in modo alternativo, in modo normale come nelle città che ha visitato, anche per via della presenza di un monopolista che oggi tra l'altro è sotto processo, Cerroni, il quale finanziava contestualmente i partiti di centrodestra e di centrosinistra, perché a lui gli andava bene che venisse soprattutto sfruttata Malagrotta, perché ci faceva soldi su Malagrotta. Vedete che allora il tema della legalità non è soltanto un tema che ha a che fare finanziamento, con la finanziamento morale, il finanziamento però va, cioè andrebbe comprovato, no? Cioè, in processo, no, non lo so. Comprovato. Il finanziamento ai partiti è comprovato, okay, da parte di Manlio Cerroni, è comprovato, ma non parliamo di finanziamento per forze illecite. No, vabbè, ma stiamo parlando parliamo di finanziamenti illeciti. L'ho capito, però andava con... Anche Buzzi ha finanziato il Partito Democratico in maniera lecita per certi versi, cioè il contributo che Buzzi ha dato a Marino. Sì, ma continuiamo a parlare, mi scusi se insisto, ma continuiamo a parlare del passato, cioè le emergenze alle quali lei fa riferimento sono il quotidiano, cioè in questa città si continua a guardare al passato. Va benissimo l'indagine su Mafia Capitale, va benissimo la relazione dell'ENAC, va benissimo che chi ha sbagliato parli e chi ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, sì. Esatto, va benissimo tutto. Il tema quella è l'aviazione civile. Qual l'altro? È il Fabio, perdonami, però stai, Roma, Fabio, stai commettendo un errore. Fabio, stai commettendo un errore. Il rapporto dell'ANAC, cioè dell'autorità anticorruzione, è di questa settimana, dimostra che attualmente gli appalti vengono continuati fino a dicembre 2014, gara, per essere veramente proprio precisi. Perché... quale passato? Vuol dire che tanti servizi che in questo momento la città di Roma sta erogando ai cittadini, che vengono pagati evidentemente anche dalle tasse dei cittadini romani, sono stati conferiti senza gara d'appalto, e questo ha prodotto un costo di oltre il 30%. Oggi la metro, che ancora non è finita, la metro C, risulta, ascoltate Enrico Stefano che se ne occupa, il consigliere del Movimento 5 Stelle, risulta che i costi siano lievitati in maniera considerevole e la metropolitana deve essere ancora... Lo abbiamo avuto ospite la scorsa settimana in studio, se Fabio, proprio. Non c'è passato, è un errore grave se provo a riformulare la domanda. Stiamo parlando di un partito che si candida come partito di governo, e quando ci stai chiedendo il programma?
Io vi sto chiedendo. Guarda, allora un attimo solo, prendo la linea un attimo qua da studio. Fabio, scusami un attimo. Ecco, praticamente la domanda che si fanno quelli che non sono militanti del Movimento 5 Stelle è: di fronte al così ai temi così pressanti che riguardano la capitale, che sono maggiori di qualsiasi città, tra l'altro sono arrivati dei messaggi che riguardano, per esempio, ecco, chiedete a Di Battista come mai l'unico sindaco importante del Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, lo hanno trattato come un lebbroso, ecco, questo chiede Andrea. Insomma, se di fronte alle emergenze enormi di Roma, il Movimento 5 Stelle si sentirebbe in grado di passare proprio al governo, ecco, questo è il discorso. Stefano, ma questa evidentemente è una domanda che va posta ai cittadini, dove danno meno fiducia a una squadra di governo che presenterà il Movimento 5 Stelle, a un candidato sindaco e a un programma con delle soluzioni per risolvere le principali problematiche. E ovviamente non sarò io il candidato sindaco. Questo è come chiedere all'oste se buono certo. Questo lo deve decidere. Questo lo stava domandando Fabio, ecco, lo stava domandando, Fabio, così abbiamo sintetizzato. Fabio, io sto in Parlamento e mi occupo soprattutto di tematiche relative alla politica estera. Evidentemente reputo che negli ultimi due anni abbiamo ottenuto dei risultati significativi dal punto di vista dell'opposizione, evidentemente, perché io sono opposizione, e credo che comunque stiamo crescendo, il tuo sondaggio lo dimostra, anche dal punto di vista della credibilità come possibile forza di governo. Io questo chiedo ai romani, metteteci alla prova. Poi poi se dovessimo fallire non ci votate mai più, è evidente. E smettete di votare il Movimento 5 Stelle se doveste riuscire ad amministrare Roma senza riuscire a realizzare quei compiti ardui di cui parli tu, perché è evidente che il dissesto finanziario c'è, è evidente che ci sono delle problematiche incancrenite da 30 anni, però è evidente anche che molti dirigenti che stanno ancora nelle partecipate sono gli stessi che hanno prodotto le problematiche, e non è vero che sono stati allontanati o gli è stato banalmente dimezzato lo stipendio, non è vero, cioè gli stessi soggetti, a parte coloro che sono finiti in galera, e ricordo che a Roma la polizia del Partito Democratico non l'ha fatta il PD ma l'hanno fatto i carabinieri, evidentemente ancora quegli stessi dirigenti e funzionari che spesso hanno un potere maggiore della politica stessa nel controllo della res pubblica ancora siedono al loro posto. È per quello che il Movimento 5 Stelle intende anche, e reputiamo che sia possibile amministrare una città e cambiarla o renderla normale nel caso di Roma senza fare alleanze. Che poi è questa, Di Battista, probabilmente la cosa più importante, ritenere ancora possibile cambiare la città di Roma, mentre forse la visione del cronista Carosi è una visione estremamente disincantata dell'impossibilità di governarla sta città. Ma io lo penso, è impossibile, Fabio, però. Fabio, io sono romano. Ho un'altra visione, non credo assolutamente che Roma non sia governabile. Però per come aveva messo la domanda Carosi era un po' così, perché il coraggio. Esatto, cioè, io sono fermamente convinto che Roma debba avere una sorta di piano Marshall arrivato a questo punto, che proceda su una serie di punti qualificanti, ma minimi, perché risolvere una serie di problemi, tra cui la sicurezza, e non lo metto nella hit parade, ma sicuramente la funzionalità dei servizi, il decoro, la pulizia. Stiamo ancora parlando di spreco enorme di denaro pubblico, perché questo diceva l'authority di Cantone, quindi 3 miliardi in 3 anni, 3 miliardi di euro solamente a Roma. Però parlava anche di appalti diretti, parlava anche di cose che sono arrivate fino al 2014, dal 2011 e peraltro, al 2014. E peraltro alcune riguarderebbero, uso il condizionale perché ovviamente là la magistratura che deve andarci dentro, riguarderebbero anche ad esempio Salone, quindi un campo rom molto conosciuto, cioè un'altra postilla, insomma, proprio di qualche istante fa. Sì, ma non mi stupisce rispetto agli 85.000 euro che spende la presidenza del Consiglio Comunale di questa città, e il 5 Stelle non se n'è accorto, per sponsorizzare una manifestazione in moto d'acqua. Cioè, sono queste le follie. Alla fine, come dire, è fisiologico che ci sia una quota parte di sprechi, in realtà è che quel fisiologico. No, qua però Cantone non parlava di sprechi, parlava proprio di ruberie. Allora, un attimo solo, perché dobbiamo salutare Di Battista. Fabio, un attimo solo. Fabio, un attimo solo. Ecco, prima di salutarti, Alessandro, ti volevo fare una domanda. Adesso sono state annunciate è stata annunciata una stretta molto pesante per quanto riguarda le spese per il giubileo, con controlli molto più stretti. Tu sei fiducioso oppure no? Io vedo che questo è un paese in cui si chiudono i recinti quando le vacche sono già fuggite, e io noto questo, che con il seno del poi sono tutti bravi. Per ritornare a un discorso fiducioso, io spero, cioè,
Stefano, io vivo a Roma, ripeto, vorrei una città normale, spero che la manifestazione del Giubileo venga condotta in un modo etico e non vengano fatte opere tra l'altro che non servono, e soprattutto che venga rubato denaro pubblico. Però Fabio, io per tornare al discorso di Cantone, che è attuale, qua non si tratta di sprechi, che figurati se non ce ne sono, e se il 5 Stelle non si è accorto di questo di cui parli, mi dispiace, ne abbiamo denunciato tanti altri, ma evidentemente gli sprechi del Comune di Roma sono moltissimi da 20 anni. Qua si tratta di modus operandi, cioè di sfruttare l'emergenza per poter raggirare il percorso consueto di assegnazione di un appalto, ed è lì che si nasconde quella corruzione che via via ha poi causato in ambito nazionale anche un aumento del debito pubblico, in ambito comunale un aumento dei debiti che ha la capitale nei confronti comunque anche dello Stato centrale altissimi, tant'è vero sono dovuto intervenire il governo con dei decreti salva Roma, altrimenti Roma era già fallita. Però il concetto è che quello che noi reputiamo, poi lo saranno, lo decideranno i romani, che il Movimento 5 Stelle può mettere sul piatto, sono delle metodologie differenti. Non si tratta soltanto di un'idea, dobbiamo salvaguardare il trasporto pubblico, sono tutti bravi. Il concetto è che se nessun soggetto, magari anche vicino al crimine organizzato, ci ha finanziato la campagna elettorale, evidentemente avremo delle mani libere per intervenire, cosa che è riuscito a fare in precedenza né Marino né Alemanno né sindaci che abbia avuto negli ultimi 20 anni. Il Movimento sul campo un modus operandi diverso. Spetta a Romano capire se darci o meno la fiducia, però è questo che siamo sul piatto, cioè soprattutto la possibilità di essere dei portavoce all'interno del comune, comunque degli attori di un governo di Roma, assolutamente liberi, in quanto non abbiamo nessuno che, finanziandoci la campagna elettorale in maniera spesso anche truffaldina, ma non solo, poi ci lega le mani su un determinato progetto. Questa è la scommessa del Movimento 5 Stelle per la risoluzione dei problemi, perché tutti hanno quella che si chiama normalità. Fabio, quella che si chiama normalità, che poi normalità, che le cose come dovrebbero andare. Ecco perché io Fabio, esattamente questo, non è che noi abbiamo l'idea di rivoluzionare Roma, la normalità, ma è diventata questo lo dice anche il rapporto Cantone, insomma, che la normalità era tutta un'altra. Ma anche come hai fatto tu da alcune best practice europee, perché io non credo che il romano sia per forza ontologicamente peggiore del cittadino di Stoccolma. Credo che alcune idee, oltretutto, che sono state realizzate in termini di mobilità, in termini di gestione dei rifiuti, in termini di decoro urbano in altre città, possano essere replicate. Noi per esempio sull'anticorruzione abbiamo un'idea che sia whistleblowing, l'abbiamo copiata da altri paesi, che consente di premiare quei cittadini che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, questo è previsto anche per Roma, è una nostra soluzione, i quali denunziano le ruberie all'interno della pubblica amministrazione. Cioè se io il cosiddetto whistleblowing, questa è un'idea ottima, cioè la protezione, ma anche una sorta di premio economico in denaro a colui che, lavorando all'interno della pubblica amministrazione, nello specifico il Comune di Roma, trova uno spreco, una ruberia, una tangente, un furto, lo denuncia, fa recuperare all'amministrazione del denaro, una parte di questo denaro se la becca lui come premio. Questa è una soluzione che il Movimento 5 Stelle dà in ambito nazionale e anche nazionale per riuscire a intervenire contro il malaffare. Noi proponiamo delle soluzioni, saranno buone, saranno cattive, metteteci alla prova e poi valuteremo se avranno avuto un effetto. Vedremo positivo. Quando arriverà la prova. Positivo, votate qualcun altro. Ecco, vedremo tanto quando arriverà. Il sondaggio noi lo proseguiamo di Battista, quindi magari vediamo se ci sono delle evoluzioni, insomma, torniamo a disturbarla. Grazie. Grazie Alessandro. Ciao. Alla prossima e grazie a tutti voi. Grazie Di Battista. Grazie ad Alessandro Di Battista, grazie a Fabio Carosi, siamo in chiusura di blocco, c'è il GR che incombe. Sì. Velocemente, la prossima settimana i risultati sono clamorosi, quelli che aspettiamo. E allora continuate a votare tra una settimana, tra una settimana. Sette giorni. Fabio Carosi, grazie a Faritaliani.it. E allora andate sul sito radioradio.it perché potete continuare a votare. Mi raccomando, evitate le cordate, perché tanto coloro che poi spulciano i dati se ne accorgono. Cordate, che vuol dire? Cioè che tutti che votano dallo stesso computer, oppure multivoto, sono state eliminate in questa occasione. Cioè, i dati che vi abbiamo riportato sono dati grezzi, sono dati raffinati da questa cosa. Assolutamente. Quindi diciamo che per il momento comunque il sindaco Marino ottiene dei risultati che sono molto migliori di quelli che uno si aspetterebbe, perché in generale
diciamo, sembrerebbe spaccata l'opinione pubblica, 50-50 più o meno. In particolare però hanno votato a suo favore soprattutto i romani, i voti dei romani. Le donne romane, le pare, donne romane, secondo l'analisi. Sembra di sì, cioè questo è un dato di fatto. Mentre i non romani hanno questa visione. Ecco, sette chiare di giù. Molto bene, sì, le donne deve, al 54% dicono che deve votare, che non sono numeri enormi, non sono percentuali enormi, però rispetto a quello che si diceva che se si fosse votato adesso Marino avrebbe preso il 13%, certamente è qualcosa di abbastanza clamoroso. Quindi andate sul sito radioradio.it, votate se siete d'accordo, non siete d'accordo con quello che sta uscendo fuori, potete influenzare comunque il voto. Mi fate ricordare Quadrifoglio Immobiliare, vendere, acquistare casa, un momento importante nella vita di ognuno di noi, quindi affidiamoci a degli esperti, a degli amici. Quadrifoglio Immobiliare è in promozione qui su Radio Radio, noi ci fidiamo ormai da anni, quindi lo suggeriamo a voi. Quadrifoglio Immobiliare, dalla idea della casa fino alla firma del rogito notarile, quindi quadrifoglioimmobiliare.com. se volete informazioni proprio al telefono vi do un numero, 06 27 33 20, 06 27 33 20. Tra l'altro, se state cercando oltre che una casa anche un lavoro, Quadrifoglio Immobiliare cerca persone anche prima esperienza da avviare alla carriera di agente immobiliare e offre fisso, alte provvigioni e corsi di formazione. Quadrifoglioimmobiliare.com oppure 06 27 33 20. Poi ricordiamo anche che è in corso di svolgimento il Fuori Tutto, questa operazione di giorno e notte fino al 18 di ottobre. Ci sono sconti che arrivano al 70%, in più pagamenti in 10 rate senza acconto e senza interessi, cioè TAN e TAEG zero. Per esempio, un materasso matrimoniale in lattice Gardenia che costava 997 euro, arriva a 299 con lo sconto del 70%, una rata mensile da 29,9. Allora, tutti gli articoli giorno e notte per dormire sono rigorosamente made in Italy, sono veramente tanti i punti vendita, da 16. Per avere informazioni 848 58 20 53, 848 58 20 53, oppure giorno e notte.net. C'è il GR, poi torniamo, ce ne andiamo in centro storico con un'importante operazione della Polizia Locale di Roma, e avremo in diretta il presidente del primo municipio tra poco.